proprio nella direzione dello sguardo, degli occhi del Cristo, attraversa il braccio, cammina lungo proprio tangenzialmente il braccio del Cristo e arriva al cuore, al viso di Matteo, che si sente, ecco, penetrato. Intorno è tutto buio, eppure quella luce tocca solo il cuore di Matteo, il quale trova il coraggio di alzarsi dal suo peccato, che era diventato ormai abitudine, e lo segue, e segue Gesù. E Gesù, ecco, dice: io non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. E allora questa parola oggi ci deve ricolmare di un grande senso di gratitudine, ma proprio prendendo in prestito la parola di Dio, ci deve deliziare. Non dobbiamo schifarci di noi stessi se ci sentiamo malati, ma anzi dobbiamo deliziarci e dire: grazie Signore, perché in questo stato di infermità, ecco, io non sono un sano, ma sono un malato, ma io mi delizio in questa situazione perché è la condizione nella quale tu mi hai guardato, la tua luce mi ha raggiunto e tu mi hai guarito. Il tempo della Quaresima è il tempo in cui dobbiamo fare la nostra quarantena, no? 40 giorni, la nostra quarantena in cui siamo sicuri che il Signore ci guarirà, se solo lasciamo entrare quella luce che ci sta guardando e che sta bussando al nostro cuore.